Parlando di giovani, in queste settimane, in questi mesi, tramite il nostro format New Generation, abbiamo affrontato argomenti diversi. Come ripeto spesso, ci piace spaziare, quindi passare da quelli che possono essere lavori interessanti o particolari, sport, ma anche passioni. E oggi parliamo di una passione, quella di Omar Sharif Afelletto. Buongiorno. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, allora, tu hai una passione grandissima, che è quella per la fotografia. Esatto. Sei un nome e un volto conosciuto da chi è attento, perché hai iniziato, diciamo così, la tua carriera, definiamola tale, su Facebook e su YouTube, sì. Come YouTuber? Come io, sì, come comico, diciamo, okay. Un pseudocomico, ecco. Poi evoluzioni, passano gli anni, anche se sei molto giovane, si è approdato alla fotografia. Assolutamente. Che cos'è che ti ha spinto, che ti ha portato a sviluppare questa, gioco di parole, a sviluppare questa passione? Ma guarda Davide, io ad esempio, già mio padre era appassionato di riprese video e fotografie, quindi già c'era in famiglia questa in casa qualcosa, questa cosa qua, anche se ovviamente di lavoro mio padre fa tutt'altro, però poi è nata questa cosa qua con appunto il mio amico Daniele, diciamo di fare un duetto comico, degli sketch, no? Su certo. Facebook e YouTube. E a me piaceva proprio occuparmi di riprese, di fotografie, cose così, anche editing, no? E poi dopo, alla fine, mi sono dato più alla fotografia. Mm-hmm. Ovviamente io sono un amatoriale, no? Nel senso, non sono un professionista, sono un autodidatta, cioè ho imparato da solo, leggendo i manuali, comprando i libri, guardando anche dei tutorial su YouTube da fotografi più esperti. Mm-hmm. E niente, poi è nata questa passione qua, piano piano ho preso sempre più piede, anche con perché il pubblico è strettamente femminile, più certo. Femminile che maschile. Sì, me lo dicevi prima. Esatto, quindi voglio dire, poi con le richieste, no? Con le richieste di shooting vai sempre a cercarti di migliorare, perché poi alla fine comunque c'è dietro anche del lavoro, perché ti certo. Devi occupare di preparazione, tutto. Delle pose, non è un semplice scatto, no. Prendo la macchina fotografica, faccio una foto e ti metti dietro, c'è un grande sì, lavoro. Sì, sì, assolutamente. Poi dopo appunto lo shooting si apre il lavoro dell'editing, perché comunque le foto vanno anche un pochettino, sai, certo. Aggiustate in qualcosa. E quindi mi diletto in questo, poi con gli aiuti appunto dei miei amici che ti ho detto prima, insomma, poi se vuoi citarli assolutamente. Sì, che, allora, c'è un mio amico che è Carlo, che mm-hmm. si occupa delle riprese video, anche con il drone, e poi c'è un mio amico Matteo che si occupa più delle luci, perché io ad esempio quando scatto in interno ho preso le luci, giustamente devi essere... Oh, ma come stai raccontando adesso, non sei professionista, ma sei molto professionale, quindi c'è... passione, ma attenzione sì, a quello che fai. Assolutamente sì. Sai perché? Perché allora, io sono un ragazzo che quando fa le cose cerca di farle bene. Lo so, ti conosco e lo so benissimo. Cerca di farle bene. Poi mi può anche non riuscire, però almeno posso dire ci ho provato col mio meglio, cioè dando il mio meglio, no? Certo. E io sono molto attento. Ad esempio, mi è capitato anche di conoscere fotografi, ma anche qua in Canavese, verso Ivrea, diciamo freelance, no? Mm-hmm. E è bello, no? Confrontarsi, certo. Perché ognuno ha la sua passione, ognuno ha il suo pubblico, e quindi è bello confrontarsi con gli altri. Senti, da fotografo, ma da appassionato, eccetera, certo. Che cos'è che ti, diciamo così, ti ispira di più? Però come hai detto, fai shooting soprattutto con ragazze, quindi sì. Diciamo così, modelle, quindi fotografia particolare. Ma c'è qualcosa che nella fotografia in particolare ti piace o ti piacerebbe fare? Nel senso, qualche argomento, qualche cosa che ti dice sì, questa cosa qua voglio fotografarla, voglio provare a infilare in questo filone di fotografie. Ma allora, sai cosa? Io cerco sempre di fotografare le emozioni. Bellissimo. Che uno dice sì, stai dicendo delle parolone, no? Però comunque cerco sempre di trasmettere qualcosa, no? Certo. A chi guarda la foto, che può essere in una ragazza magari la sensualità, certo. Che non è nulla di volgare. Assolutamente. Perché comunque faccio foto normalissime. Poi c'è anche altre tipologie di foto che io non faccio, però
ad esempio, secondo me la sensualità di una ragazza è bello, perché comunque la donna è anche sensuale, no? Certo. Ma anche solo in uno sguardo. E la gioia, mi è capitato di fotografare dei bambini, la gioia del sorriso, certo, lo stupore, no? È bello, in una coppia, l'amore, cioè, sono cose belle. È così tutti i giorni. Sì, però, sì, però è bello, secondo me, fermare l'attimo, la fotografia lo fa. Quindi... sì, effettivamente. Sì. Anche se il mondo della fotografia è cambiato tantissimo, nel senso che, ok, siamo passati degli anni da quelle che erano le foto su rullino, quindi pochi scatti, non sempre bellissimi, quindi bisognava anche avere un'attenzione. Oggi anche questo, la tecnologia, quanto è importante, quanto aiuta. Un fotografo come te, che sei giovane, che si sta avvicinando a questo mondo e sta cercando di, diciamo così, fare dei passi avanti ogni giorno. Tanto, sì, tanto. La tecnologia aiuta molto. Io ad esempio ho due corpi macchina, no? Con vari obiettivi, dipende dalla ritrattistica, magari uso obiettivi fissi, però aiuta tanto, cioè poi ad esempio l'editing, no? Quello che dicevo prima, certo. Cioè anche prima magari era più difficile farlo l'editing rispetto ad adesso, invece adesso magari se magari la foto, voglio dire, deve essere comunque uno standard buono, però... già puoi aggiustare qualcosina, un po' il colore, piuttosto che la luce, eccetera, certo, quello ci può stare, ma è, giustamente ormai sta nel mondo della fotografia, è vero che la differenza oggi anche nel mondo dell'editing naturalmente è lo scatto in sé, certo, cioè lo scatto come è detto fondamentale, tu, l'attimo che cogli e l'emozione che ti dà, e quindi questo è importante. Sì, sì, no, infatti è quello il vero, diciamo, succo, no? Perché poi alla fine, all'inizio, sai, sei un po' inceppato, no? Sì, sì. Poi piano piano prendi la mano, cerchi di capire un pochettino come funziona, perché devi anche conoscere le persone, no? Perché magari c'è la modella un po' più, sai, tipo, vabbè, non è detto che io scatto con modelle, cioè magari tante volte mi è capitato anche con ragazze, semplici ragazze che me l'hanno chiesto così, quindi magari non sono professioniste, quindi devi avere un occhio di riguardo, magari... dirle, guarda, fai così, mettiti in posa così, e quello sta anche nel saperci fare, no? Certo. Poi è esperienza che si fa, e piano piano con tutto quello che si accumula negli anni e nel tempo. Naturalmente, dicevamo, questa è una passione, non è il tuo lavoro principale, però questa passione che hai, dove la vorresti portare? Qual è il sogno nel cassetto a livello della fotografia? Ma guarda, non ti nascondo che mi piacerebbe... lavorare per marchi, cioè nel senso, magari se capita qualche campagna di, mi viene da dire, tipo borse da donna, accessori, orologi, anche con le modelle stesse che lo indossano, quello sarebbe carino. Sarebbe carino affrontarlo sia come una sfida che come, spero, una rivincita personale, no? Posso chiederti perché rivincita personale? Perché sei un ragazzo comunque... Sì, cos'è? Cioè, è nata da una passione, è nata da zero, cioè mi sono autofinanziato e quindi sarebbe una... Sì, direi, Un bel traguardo. E quindi, chissà... Noi te lo auguriamo, nel senso che ti facciamo un grande in bocca al lupo, poi sei una persona, giustamente, ripeto, che ha passione, ha... anche un po' di testardaggine, perché sotto questo punto di vista è giusto, nel senso che quando ci si fissa un obiettivo, cercare di portarlo, raggiungerlo è fondamentale. Certo. Poi, come dici tu, non è che per forza bisogna arrivare al 100%, però tu comunque lo stai dando, questo che sia fondamentale. Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo, soprattutto un suggerimento a chi ha voglia, o chi avesse voglia di avvicinarsi al mondo della fotografia, come hai fatto a te, come bisogna, nel senso che al di là di, come hai detto prima, ok, studiare, quindi libri, tutorial, eccetera, ma di tuo cosa bisogna metterci per arrivare? Secondo me la curiosità, perché bisogna essere curiosi di sperimentare, no? Cioè magari fare anche uno scatto un po' particolare, usando i riflessi, mettere un po' del suo, no? Cioè aiuta tanto, quindi bisogna essere curiosi e provare. Il coraggio di usare. Il coraggio di usare, sì. Il coraggio di usare bisogna tirarlo fuori, secondo me. È importante. Beh, soprattutto perché oggigiorno, se uno non prova, se non osa un po' restare nella propria comfort zone,
come si suol dire, aiuta. Nel certo. senso ti... Però Omar, tu sei la dimostrazione che stare nella comfort zone non piace ai giovani di oggi, ma bisogna avere coraggio, quindi grande in bocca al lupo. Grazie, ci rivedremo più avanti. Nel Speriamo, senso che... io sono a vostra completa disposizione se che a me fa piacere, certo, quando mi chiami. Perché visto che appunto sei anche vulcanico nelle tue cose, chissà che non ci sentiamo per qualche altra novità o qualche altra qualche idea che sviluppi, qualche altro progetto, che sarà sicuramente un successo come quelli che hai portato avanti. Grazie. Posso solo dire una cosa? Assolutamente. Ho una pagina Instagram, certo, appunto, dove pubblico i miei scatti. Oh yes. Appunto si chiama omar.sharif, come il mio cognome, PH. Sì. E lì pubblico i miei scatti. Chi mi volesse seguire, ben accetta. Assolutamente, perché ho avuto la fortuna di vedere quello che fai. Sei molto bravo. Grazie. E come hai detto tu, c'è sempre un occhio di riguardo per le persone che vengono coinvolte, certo, e soprattutto si vede che tutto quello che fai lo fai con passione. Grazie mille. Grazie a te, Omar. Grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie mille.